Ciao appeso, grazie per esserti raddrizzato. È un piacere, ma non vorrei avere qualche giramento di testa. Senti, posso chiederti come mai sei in quella posizione? Essere l'appeso nei tarocchi è un'esperienza di sospensione e ricerca volontaria. Sono l'archetipo del cercatore che desidera trovarsi in una situazione di stallo o di impasse necessarie. Sono il momento in cui si è chiamati a guardare le cose da una prospettiva diversa e ad accettare che per progredire spesso dobbiamo lasciare andare qualcosa di importante. Insomma, mi sembra un po' radicale mettersi a testa in giù. Posso chiederti come mai hai scelto questa posizione? Cos'è che ti ha portato ad appenderti? La mia sospensione può essere interpretata in molti modi. Può rappresentare un momento in cui mi sono trovato a fare delle scelte difficili, rinunciando a qualcosa per un bene superiore. Può essere un periodo di autoriflessione dove ho deciso di mettere in pausa la mia vita per cercare una maggiore comprensione. O ancora questo era l'unico modo per progredire. Ci vuole coraggio per progredire. Cioè, mi stai dicendo che come sei messo influenza il tuo modo di vedere il mondo? Essendo l'appeso, ho imparato la prospettiva. Siete così abituati a cercare soluzioni immediate ai vostri problemi che vi dimenticate di guardare le cose da diverse angolazioni. Il mio pensiero è flessibile. Io so accettare che è necessario lasciare andare il controllo. Ci sono segreti che possono essere scoperti solo così. Non sempre la ragione è l'unica strada per la scoperta. Voi umani pensate che solo la logica porti alla conoscenza mentre è alla vostra anima, non al vostro ego che vi connettete in ogni vostra ardente aspirazione. Il mio archetipo incarna anche quella parte di voi che anela a un futuro migliore a qualunque livello, materiale, spirituale, affettivo, sociale. Senti, tutti gli archetipi dei tarocchi, tutte le immagini del viaggio dell'eroe che simbolicamente sono contenuti nel mazzo, hanno lasciato un piccolo suggerimento per gli spettatori di un posto per i pensieri. Vuoi farlo anche tu? Il mio consiglio sarebbe di abbracciare la sospensione anziché resistervi. Accettate che è normale e sacra. Il suo pericolo non è che esista ma che diventi costante. Anche in me ci sono molti pericoli. A volte vi porto un'esigenza ossessiva all'indipendenza che vi isola tanto dagli altri quanto dalla parte più amorevole di voi stessi. Fate attenzione, usate il mio tempo per riflettere e non per fuggire. Se n'è andato. Rimaniamo in attesa delle prossime interviste e intanto vi ricordo che se volete conoscere un po' di più di questo modo un po' particolare di vedere i tarocchi come una storia del viaggio degli eroi con all'interno tutti gli archetipi junghiani e qualcuno in più, io sono qui su questo canale tutte le domeniche sera e vi lascio il link per quello che concerne il corso di formazione che solitamente tengo più o meno tutti i mesi e che riguarda questa prospettiva un po' diversa di vedere queste immagini, di analizzare queste immagini. Io vi ringrazio di essere state con me e vi aspetto per il prossimo archetipo. Ciao!